Sono giorni importanti per il marchio Citroen perché siamo nel pieno del lancio della C3 E-Cross, il nuovo SUV di casa Citroën. C3 E-Cross fa delle Endless Possibilities, un claim di lancio importante che si collega al prodotto, ovvero infinite possibilità legate alle combinazioni di colori, degli allestimenti interni, di personalizzazione, una grande polivalenza interna di utilizzo, un grande comfort, grandi superfici vetrate. E ci piaceva essere a Padova per raccontare da dove arriva questa storia. Lo facciamo grazie alla Dian, che celebra proprio quest'anno i 50 anni, un veicolo molto venduto in Italia, che è stato un mercato chiave, cruciale per il marchio Citroen, un veicolo che ha fatto delle personalizzazioni, delle serie speciali, un aspetto predominante. Sono passati 50 anni dal lancio della Dian, una delle Citroën che hanno avuto maggior successo sul nostro mercato. Presentata nel 67, rispondeva a molte di quelle che erano le richieste del pubblico italiano, che voleva, rispetto alla due cavalli, un'auto più moderna, più semplice, più spaziosa anche. Era una vettura modulare, nel senso che era possibile ribaltare il sedile posteriore, caricare grandi volumi, addirittura fare passare attraverso la capote, per cui il successo arrivò abbastanza presto, ma fu rafforzato nel 73 da una campagna pubblicitaria geniale ideata da Titti Fabiani, che definì la Dian l'auto in jeans. Dian, fatta per andare anche dove la strada non c'è. Citroën Dian, l'auto in jeans. Fu prodotta fino al 1983, mentre fino al 1987 fu costruita la sua versione furgonetta chiamata H-Dian. Qui a Padova, nello stand che si trova in Italia, possiamo ammirare un esemplare unico al mondo, una Acadian Oasi, che è assolutamente nuova. È una vettura che ha percorso 26 km da quando è stata costruita e non è mai stata immatricolata. È una versione due posti, camperizzata, tipica degli anni 70, e proprio all'insegna di queste infinite possibilità di come un mezzo Citroen sia capace di adattarsi a differenti condizioni di utilizzo, a pubblici completamente diversi, all'insegna sempre delle endless possibilities.